Se vuoi uscire una domenica sole con me, mi porterò la 500 di papà. T'aspetterò col batticuore e sai perché ti porterò con gli amici. L'organizzatore Ezio Radaelli intuisce che gli italiani hanno bisogno di una manifestazione che avvicini la canzone al grande pubblico. Questo cantagiro che preluda l'estate così ha una sua importanza anche per la canzone dell'estate, no? No, non tanto per la canzone quanto per la simpatia di pubblico, eccetera. Insomma, si cerca di essere più vicino al pubblico, insomma. Da vincitore della prima edizione della gara abbiamo chiesto un pronostico sul probabile vincitore del giro di quest'anno. Lei vuol proprio sapere chi vince? Sì. Ci può prestare questo coso? Grazie. Peppino di Capri. Voilà, Celentano. Mi hai riconosciuto? Tutti dicono che il cantagiro lo vinci tu. È vero che lo vinci? Tu cosa ne pensi? Magari. Magari? Ha detto magari. Hai detto magari. Tu magari a noi non lo dici. Perché? Perché il cantagiro lo vinci tu e lo sai benissimo. Peppino di Capri, il vincitore del cantagiro. Dunque Celentano aveva ragione. Se giocassi a totocalcio, eh? Adesso il cantagiro è tutto. Salumalo affettuosamente. Arrivederci a tutti, melodici ed urlatori, bravi e meno bravi, simpatici e simpaticissimi. È stata una bella vacanza questo giro d'Italia, compiuto da moderni menestrelli che hanno portato a tutti il messaggio gentile delle loro canzoni. E come direttore del cantagiro io vorrei concludere alla maniera delle commedie dell'arte ripetendo le parole del nostro grande Scaramuccia. Signore e signori, pensiamo di avervi divertito, onde un piccolo applauso ci sarebbe di premio e gradimento. Se però vi abbiamo annoiato, credeteci, signore e signori, che non l'abbiamo fatto apposta.